Gino Miniero, mi fa molto piacere che sia, abbia avuto la sensibilità di venire quest'oggi. Un saluto a tutte le autorità militari, in particolare ai miei amici Ciro Alfano, onorevole Ciro Alfano e Vincenzo Imperso. Ma oggi è una bellissima giornata e io lo dico soprattutto a quelle ragazze là in fondo, a quelle dell'ultimo anno del liceo classico, che sono le più giovani che sono in questa sala. Questo è un giorno che voi in qualche modo vi dovete ricordare come esempio, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, abbiamo cambiato il mondo. Però oggi viene un segnale forte, molto semplice, che le regole si rispettano e che l'ambiente va rispettato. Ci sono delle regole e quelle regole bisogna rispettare. Chi non le rispetta deve essere sanzionato. In più c'è l'aggravante del danno ambientale, cioè chi non le rispetta in campo ambientale. Perché qui si fa un doppio danno, perché chi fa uno scempio ambientale toglie una parte del vostro futuro. Dietro a quelle casette, avevano tolto una parte del vostro futuro, perché avevano bruciato una parte del patrimonio naturale di questo paese, che per fortuna ha il patrimonio naturale fra i più belli al mondo. Allora noi quel patrimonio naturale dobbiamo conservarlo e dobbiamo conservarlo bene, e io sono contento che in questa legislatura abbiamo approvato la legge sugli ecoreati, dove abbiamo detto una cosa molto semplice. Abbiamo detto: guardate, chi inquina non è che paga come era fino a prima, chi inquina va in galera, perché chi inquina sta distruggendo il patrimonio naturale del nostro paese, e questo non lo possiamo e non lo dobbiamo tollerare. Ed è il segnale che mandiamo oggi, quando abbiamo tirato giù quelle 27 villette, abbiamo ripristinato la legalità. Abbiamo detto ai camorristi che quella roba lì non bisogna farla, che noi siamo presenti, che vogliamo punire chi fa quella roba lì, e li vogliamo punire anche dando i segnali che abbiamo dato oggi, cioè ripristinando la legalità. Questo è un concetto importantissimo. Allora qui ci viene un altro insegnamento, perché se siamo capaci di abbattere con altrettanta forza, dobbiamo essere capaci di dire no a nessun tipo di condono. Su questo dobbiamo essere inflessibili, perché ogni volta che noi introduciamo un condono nella nostra legislazione è come facessimo venire un po' meno importante rispetto delle regole. Allora no condoni, chi inquina e chi fa dei soprusi in campo ambientale va in galera, il rispetto delle regole. Dietro a questi 27 abbattimenti ci sono questi segnali che secondo me sono molto importanti, molto importanti. E andremo avanti. Abbiamo fatto un fondo di 10 milioni a disposizione dei comuni che lamentavano mancanza di fondi per fare gli abbattimenti, proprio per mettere nelle condizioni di continuare quel lavoro che qui è stato fatto in tempi, se cominciamo la storia, non tanto veloci, diciamo con un'accelerazione finale molto forte, dimostrando che si può raggiungere il risultato. È chiaro che questo è un inizio anche di un percorso ambientale che questo parco sta facendo, e io apprezzo molto il lavoro che sta facendo Pellegrino, lo apprezzo molto, lo seguo e faccio fatica a seguirlo ogni tanto, perché va più avanti di quanto io riesca ad andare a seguirlo, però è un percorso importante che sta rivitalizzando un parco che può essere una risorsa per queste zone, e può essere una risorsa sia da un punto di vista di tutela della biodiversità, ma anche come grande strumento per la ricerca. E io apprezzo la tua proposta di portare qui il CNR per il progetto sul Mediterraneo, sono pronto a sostenerla là dove sarà possibile portarla avanti, e soprattutto anche il parco come grande luogo di turismo. Io stamattina ero nel parco del Vesuvio, dove abbiamo firmato sempre con Sorgesi, che è il mio braccio operativo, abbiamo avviato, il protocollo abbiamo firmato nei mesi scorsi, un'azione per ripristinare tutti i sentieri all'interno del Vesuvio e restituire quella parte di territorio che è andata bruciata nella scorsa estate il prima possibile alla collettività. Anche lì, per dire ai delinquenti, noi ci siamo, ai delinquenti che hanno bruciato il parco
noi ci siamo, e per restituire quant'altro alla fruibilità di un turismo che può diventare una leva importante per quei territori, così come lo può diventare per questi territori. Allora, io credo che abbiamo incominciato un percorso virtuoso, qui ci sono delle amministrazioni capaci di lavorare insieme, e questo è importante. Continuiamo a lavorare insieme perché possiamo raggiungere altri traguardi molto importanti. Grazie a tutti e scusate.